«Mamma», disse la piccola bambina sfregandosi gli occhi in piedi di fronte alla stanza della madre. «Mamma, il coniglietto Pasquale sta mangiando il mio dolcetto», disse. «Ma cosa dici, piccola?» rispose la donna. «Il coniglietto Pasquale regala i dolcetti, non li va mica a rubare ai bambini per mangiarli». La donna si coprì lentamente e mentre affondava la testa nel guanciale continuò dicendo «Torna a dormire, piccola». «Però, mamma», disse la bambina, «il coniglio di Pasqua sta mangiando il mio dolcetto». Stavolta era più seria, come se stesse per piangere. La madre si alzò, protendendo le braccia verso la figlia. «Tesoro, te l'ho già detto, il coniglietto Pasquale non mangia i dolcetti e le caramelle, li regala ai bambini buoni. Inoltre, non è ancora Pasqua. Torna a dormire, dai», disse lei con voce pacata e dolce. «Ok, mamma». La bimba singhiozzò e uscì dalla stanza. La madre sorrise pensando «Che piccola pazza, ma guarda te che fervida immaginazione», per poi tornare a dormire. Nel corridoio, la bimba si fermò a guardare il coniglietto Pasquale intento a mangiare il suo dolcetto. Singhiozzò nuovamente dicendo «Mamma ha detto che devo tornare a dormire». Il coniglietto Pasquale rispose «Buona idea, bambina. Voltati e non guardare», sputò in direzione della bambina una targhetta di metallo. Lei la raccolse. Pianse, capendo di che cosa si trattava. Era la targhetta di riconoscimento di un cane, con sopra scritto «Dolcetto».